Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Incrementone in questo episodio finale di Yo-Kai Watch 3. Ebbene sì, questo sarà l'ultimo episodio di Yo-Kai Watch 3. Non so quando lo andrò a caricare, ma come ho detto diverso tempo fa, l'ultimo episodio sarebbe stato la torre dell'Illumina Zen. Quindi andiamo a prendere d'assalto questa torre, cerchiamo di completarla in tempi piuttosto rapidi, perché comunque sia, io provai ad affrontarla già in Yo-Kai Watch 3 Sushi e riuscii ad arrivare a metà, poi persi. Ma devo ammettere che è davvero difficile. Con gli Yo-Kai giusti potrebbe essere fattibile, e questa volta la sto andando ad affrontare con una squadra molto molto più potente di quanto non fosse quella che avevo su Yo-Kai Watch 3 Sushi. Quindi vediamo un po' a ritrovare dove si trova questa torre. Dovrebbe essere da queste parti comunque. Sì. Andiamo per di qua. Oh, che bello. C'era un aquilotto. E lì. Beh, aquilotto più un piccolo di aquila. Però vabbè, avete capito, no? Scendiamo qui, perfetto. Ottimo lavoro, grazie. Man mano che ci avviciniamo, ecco, Traspec e anche Fiammocchio. Ma che diamine? Ma cos'è? E perché ha una faccia? OMG, che questo faccia a Danzen? Sia la forma del meteorite? Faccia da Zen. Ok. Sì, io sono il fantasma formaggino. Questo sì che è strano. Non è la cosa più strana che avete visto. Che bellezze. Tanto per cambiare esce uno sciamano con la faccia d'Aruma. Allora, Sally, vuoi sapere che ne penso? Blather, siamo venuti a cercare tracce del meteorite. Non siamo qui per creare assurde teorie su dei totem. Ma Sally, quello non è un totem qualunque. Se le mie teorie sono giuste, si può abbattere piano per piano con un martello gigante. Un martello gigante? E perché un totem del genere dovrebbe essere proprio qui? Sei priva di immaginazione, come al solito? Osservalo bene, non ti sembra il giocattolo di un gigante? Sì, poi vedremo perché. Sono sicuro di aver letto qualcosa al riguardo negli Wi-Fi. Proseguiamo? E proseguiamo un po'. Cos'è successo? Davvero bizzarro! Sembra un giocattolone! Non so cosa stia succedendo, ma è geniale! Allora, che facciamo? Potremmo andare a salutare quel tizio laggiù. Non sembra molto amichevole. Non ti preoccupare, testa spirale. Ci dirà tutto, for sure. Tentare non nuoce. Potrebbe essere un alieno. Ti pare un alieno a te, Luna? Dimmi un po'. Traspec è sveglio. Beh, mi fa molto piacere. No, non teletrasportiamoci. Vediamo un po'. Beh, non c'è nulla, sì, ovvio. Io entro direttamente. Non posso neanche entrare direttamente. Wait là. Tu incontri qualcuno che non conosci? Wei là! A chi sei? Alla fine siete arrivati, sfidanti! Sfidanti? Arrivare alla torre dell'Illumina Zen è solo parte della sfida. Avete la forza necessaria ad affrontare Terrorizen? Terrorizen? E chi sarebbe? Ascoltate bene. Terrorizen è il signore di tutti gli yokai, nonché il più potente. Viaggia in cerca di quelli che ritiene all'altezza delle sue sfide. OMG è geniale! Conta su di me! Anche stavolta nessun alieno, solo yokai. Come sempre, dopo tutto. Vale la pena dare un'occhiata? La prima sfida è la torre. Solo chi riesce a superarla sarà messo al suo cospetto. Quindi è una torre piena di sfide? Procediamo pure. Sembrate pronti alla sfida. Molto bene, vi spiegherò tutto. Ogni piano sarà teatro di una battaglia per accedere al piano successivo. Se perdete o vi arrendete, sarete rispediti all'inizio. Nella torre i salvataggi sono proibiti.
e non ci sarà l'ombra di un fiammocchio. Che regole severe. Non dobbiamo preoccuparci delle regole se vinciamo tutto. Precisamente. Quando sarete pronti alla sfida, venite pure a parlarmi. A differenza di Yo-Kai Watch 2, qui non farò la boss rush, ma farò appunto questa torre che, come ho detto, è l'ultimo episodio. La farò tutta quanta in questo episodio. E quindi, beh, andiamo. Ci sono 10 allievi sul lato... Beh, 10 allievi no. Sono 9 allievi più l'ultimo piano che è il boss, o mi sbaglio. Se perdi dovrai iniziare tutto da capo. Allora accetti la sfida? E mica tanto. Bene dunque, puoi entrare. Ok. Daruma, ma posso andare direttamente? Cioè, se gli passo a fianco... Guarda, neanche mi... Ok, mi nota. Ma vediamo un po'. Capace no, sai, lo corrompiamo. Mucho macho. Ah, ok, mucho macho. Beh, ovviamente sembra una bambola Daruma. Pensi di essere all'altezza? Prova a sconfiggermi allora. Con questa battaglia inizierà la tua sfida. No, vogliamo vincere! Cosa? Avete fegato, ma non vi servirà nulla contro di me. Questi boss così più minori li faccio molto velocemente, quindi non vi preoccupate. Taglierò un pochino, ma nulla di che. Abbiamo rubato Kirby Agnello. Ma che sei occupato? Attacca, per favore. Non mi farà arrabbiare, eh. Dai, su, abbiamo anche Gusciolento come nemico. Tuffo di testa. Che fa tuffo di testa? Si tuffa di testa, giustamente, come dice il nome. Ma giudizio divino, grazie, eh. Alla buon'ora, signor M. Antico. Quanta salute c'hanno sti gusciolenti? Non serve fare... giudizio divino. Porca miseria. Ma insomma, ma la smettiamo, per favore? Grazie. Perfetto, anche Gusciolento è andato. Ho avuto super fortuna con la purificazione, quindi è perfetto. Ricevo un sacco di punti che serviranno a Deadpool e a Mister Mascherato qua. Lo Shark, lo squalo mascherato. John Pin. Ah, hai vinto. Esatto, chi è micio più macio, eh? Micio macio, certo. È solo una questione di tempo prima che... Prima che... Non sono affari vostri, andate avanti. Affari nostri, oh cielo. Almeno abbiamo superato la prima sfida. Non sono affari nostri. No, noi siamo qui solo per prendere le mazzate. E per darle. In teoria, la bambola Daruma è un giocattolo per bambini, appunto. Oltre che ad essere un qualcosa per esprimere desiderio, praticamente, tu insieme a un tuo amico esprimi un desiderio e dipingete un occhio della bambola. Quando quel desiderio si avvera, o quella promessa, qualunque cosa sia, dipingete l'altro occhio. È una specie di bambola per il buon auspicio. E comunque sia, la bambola Daruma, per quante volte voi la facciate cadere, tornerà sempre in piedi. Comunque sia, se fate una piccola ricerca su Google, vi chiarite bene le idee. Bel tiro! Blatter non è mica golf. I ragazzini potrebbero essere stati spazzati via. Non mi preoccuperei per loro. Come fai a esserne così sicuro? La mia teoria è che quei ragazzini sono imbattibili. Sta tranquilla. Oh, le traveggole. Hai appena detto sta tranquilla? Non sono ancora convinta, comunque. Ho bisogno di altri dati. Voi state solo guardando... Avodus, ciao! Sapete ragazzi cosa? Mi preoccupa un pochino i boss più forti. Il problema è John Pinna che è sotto il 90. È all'80 ancora, è molto molto basso. Il problema è che potevo giocarmi un pochino Blaster Steel, ma a parte la live dell'altra volta che pioveva e vabbè, saltata, niente, non potevo fare nulla. Non so che problema c'era comunque sia col wifi, ma poi l'ho risolto. Ad ogni modo è a 90. È all'80 comunque sia, non è un problema. Però penso che ce la possiamo comunque cavare.
attaccate. Beh, questo qui, ecco, è andato a posto, vai. Le prime battaglie sono molto molto veloci. Gli abbiamo rubato carota? Sì, perché Deadpool con polifurto ruba sicuramente uno strumento all'avversario. Mentre Gibanian T non proprio, però comunque sia. Adesso questo piano sarà spazzato via. Non ho bisogno della vostra pietà, la vostra pietà, pietà. Diretto fra le nuvole? No, no, grazie, andiamo al prossimo piano. Eccolo qua. Prendi bene la mira. Carica e stanghiti! Secondo me quello che sta giocando è Terrorizen. Si sta divertendo a giocare con con il suo totem. Ah, Remera o Chimera? Mi sembra che sia Remera questo. Congratulazioni, siete arrivati fin qui. Ma la vostra catena di vittorie finisce qui. Allora, combattiamo? Certo! Vinceremo noi! Ti spazzeremo via in tutti i sensi. Lo vedrai. Bene, per il momento... Oh, mamma Aura! Spaziamo prima via lei? E se no ricarica sempre... Remera. Polifurto, che rubiamo? Germoglio di... Mio Dio, quanti punti mi danno? Ah, perfetto. Pensavo ne avesse un po' di più, invece no. Non ricordo una cosa. Io ero arrivato appunto a metà torre in sushi. Però non so se si può curare fuori dalla battaglia. Perché sono sicuro che dal sesto piano in poi non puoi curare nella lotta. Ma fuori dalla lotta? Puoi curare dopo? Boh. Non possiamo salvare ovviamente, ma quello è il male minore appunto, come ho detto. La cosa più importante è se puoi curarti. Non sono all'altezza. Hai superato la terza sfida. Siamo fortissimi! Mi sembra di essere qui dentro da giorni. Ma cosa dici? Whisper. Siamo appena entrati. Siamo neanche 13 minuti siamo di registrazione. Calmino! Non ti uccido mica. Non ancora. Oh, Nikirin! Andiamo! Ammira la quarta sfida. Spero non siate stanchi. Potremmo andare avanti per ore. Ottimo, non vorrei sprecare il mio corno contro dei deboli avversari. Cominciamo? Certo. Certo. Oh cielo, il nostro avversario è un Nikirin, yokai di rango S. Non possiamo abbassare la guardia. Cominciamo. Beh, Remera non era di rango S pure? Forse è stato declassato in questo gioco? Ovviamente noi colpiamo un Nikirin che si può curare. Ah, però bene, ora che è incantato non può curarsi. Oh, ah, si è spostato. Non può curarsi invece perché si è purificato. Chiamalo stupido. Ragazzi, però voi potete colpire, tranquilli. Perfetto. Ah, ci prende un po' di danni, Emma, l'antico. E noi lo curiamo allora. Abbiamo rubato spaghetti in brodo. Quanti punti vita c'ha quel coso? Wow, 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 wow. Calma. È a posto, ragazzi. Anche la quarta sfida è andata. Molto, molto facile. Com'è possibile? Come ho potuto perdere? Terrorizen non ne sarà per niente contento. E invece sì, quattro sfide superate. Ancora tante sfide alla fine. Chissà quanti se ci aspetta nella prossima sfida. Non importa chi sarà, lo sconfiggeremo. For sure. Ma invertiti i ruoli? Era Wyatt che parlava mezzo inglese. Cioè, in realtà tutto in inglese, dato che è la sua lingua. Pietro Ubaldi con quella cacchia di voce inconfondibile, è fantastico. Sobron! Che non è proprio per niente sobro. Ehi, avete da bere? Aspetto da anni, ho la gola che è un deserto. Allora, chi è pronto a combattere? Io sì, questo è l'importante. Lottiamo? Ma certo. Certamente! E non perderemo! Mi piace questo atteggiamento, una bella lotta mi metterà in sesto. Aspetta! Se vuoi da bere e ci lasci passare, allora noi ti daremo tutto quello che vuoi da bere. Anche le bevande vietate ai minori. Cioè, c'ho un amico che c'ha un po' di scorte. Legale, tranquillo. Tutta roba legale, eh.
Davvero, non è illegale, tutto quanto è roba che compra lui. A parte io sono maggiorenne, che cacchio me ne frega. Niente, Sopra non vuole comunque combattere. Mannaggia te. E ti ho pure messo in squadra. Ah, forse perché l'ho allevato, ecco, quindi ora è un po' risentito. Vabbè, Sobron, però, purtroppo devo battere questa torre. Che non è che posso mettere yokai che non fanno al caso. Non che tu non faccia al caso. Sia che, ok, è morto a posto. Facevi schifo per la torre. Ma glielo posso dire, no? È andato via. No, vabbè, finiamo questo qua prima, ragazzi. Cosa? Ah, ok, Emma incantato. Incantato, come direbbe Lino Benfi. Ma insomma, ma ce l'avete con Emma? Ah, oh, un onigiri tanto per gradire. 30 punti salute. Troppi. Non basta ancora per giudizio. Ecco, ora c'è il giudizio divino. Mi chiedo quanti punti possa togliere con giudizio divino Emma all'antico a Terrorizen. Se ce la faccio a sconfiggerlo. Primo se ci arrivo. Secondo, se ce la faccio a sconfiggerlo. Questa battaglia è stata più energizzante di un energy drink? Cioè, questa battaglia è stata meglio di un energy drink? No, Dab, sei davvero un avversario forte. Ma l'abbiamo battuto, quindi siamo più forti noi. Alto là! Siamo fermi! Dal prossimo piano in poi ci saranno regole speciali da seguire. Regole speciali? Dal sesto piano in su sarà proibito usare oggetti curativi. Ciò significa che è vietato l'uso di cibo e sfere e di altri oggetti durante la lotta. Impossibile! È proibito usare oggetti! Che crudeltà! Non saranno troppo dure queste regole! È proprio questo il punto. Se siete all'altezza, proseguite. Non lo sono! Non lo sono! Mi sa che dalla prossima sfida dovremmo iniziare a usare l'Energimax, ragazzi. Mi sa che saranno yokai davvero, davvero tosti. Oia! Ho paura di questo. Della capoccia. Oh, Flaudemon e giullare. Vabbè. Andiamo. Shalala! Pensate di raggiungere la cima? Certo, vedrai! Disce Flauto. Sono Disce Flauto, uno dei quattro re della torre dell'Illumina Zen. Cari topini, questa sarà una battaglia come quelle che avete affrontato finora. Wow, i quattro re! È il nome ufficiale di voi mostri finali! Geniale! Shalala, pronti a perdervi tra le mie note? Ma sì, non abbiamo alternativa, combatteremo e vinceremo. Oh, però ha fatto una voce strana. Vi punirò per ciò che avete detto. Oi oi oi. Iniziamo. Me lo tengo la pistola Blasters, cavoli ragazzi. Sembra davvero forte ora. Questa sembra che inizi ad essere davvero difficile queste lotte. Però chi colpisco? Io colpisco la nota. Bene, quindi l'ho sprecato. Ok. Devo un attimo capire, questi qui sono davvero forti. Canzonetta confusa. Porca miseria. Mica tanto confusa, non mi pare. Dai, 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 dai. Livello 3, proprio cattivo, eh. No, facciamo così. Ah, ok. No, 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 ma dai. Ma mannaggia te. No, beccati questo allora. Ok, questi sono davvero più forti, ragazzi. Questi iniziano a creare dei problemini. Dov'è? Su. Dai.
Mannaggia. No, no, ferma, 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 ferma. Bene, lo attacchiamo ancora. Ok, 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 dai, 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 dai. Due. E tre. Tre. Perfetto. Grande, all'ultimo. Aria dell'abbandono. Cioè, aria dell'abbandono. Più che altro doveva essere. Non lo so. Mi sembra un pochino messo male, ma... è andata. Insomma, già un pochino più tosti, eh. Iniziano ad essere più tosti questi. Mi piace. In parte no. 10.000, wow. Quasi 11.000, per 6 punti. Potevi anche darmeli, eh. Impossibile. Ho perso soltanto perché voi topini mi avete distratto. Sei davvero forte, ma noi siamo migliori. Così come le scuse che inventiamo. Cosa? Gna, abbiamo superato 6 sfide, ma rimani qui tu? Ci deve essere un errore. Ho vinto? Ho vinto, già. Curiamoci ora. Ah, non posso usare proprio neanche così. Come mi curo ora? Devo mettere davanti Alpina. Oh, guarda chi c'è! Metto Alpina davanti. Comunque sia, Alpina ha una buona difesa e tanti PS, quindi... sono incredulo, dice Flauto è stato sconfitto? Pensandoci è più debole di un E4. Ma la sua sconfitta non giova affatto alla reputazione dei quattro re. In vero, sarà meglio che questa notizia non giunga a orecchio altrui. Luna, ma come parli? Chip, chip! Tutto pronto per la battaglia? O abbisognate di ulteriori preparativi? Abbisognate! No, cioè, aspetta. Scusami, Vai. Fatti sotto pegnuto. Ok, io so già che c'è un altro yokai ancora più forte. Dovrebbe essere Nerorco. Cioè, no, Nerorco. O Nerorco o Koros, comunque sia Daruma, una cosa del genere. Quindi vorrei usarla contro di lui, la pistola, neanche contro il boss. A parte che pensandoci questa lotta è abbastanza lunga. Quindi potrebbe ricaricarsi la pistola nel frattempo, no? Andiamo un po'. Aspetta, Deadpool è tribù splendida. Non ci avevo fatto caso. Ah, stavo per prendere alto, peccato. Avrei fatto sicuramente molti più danni. Anche perché non ne ho fatto proprio per niente. Vabbè, ma tu colpisci Alpina, sei pezzente allora. Masticosi. Se non posso curare Emma all'antico, ci prendo le botte, ci prendo.
Cosa? Vorrei portarmi uno yokai che possa rianimare durante la lotta anche gli alleati. Ma chi? Oh, attaccate? E dai! Oh! Ma quello quanto crepa? Leccata shot, tanto per incantarmi, no? Alpina dovrei metterla che cura gli alleati. Ma devo darle un libro particolare per far sì che accada. Dai, grande. Andata bene. Ehi, ehi. Perfetto. Ok, vai così. Li prendo tutti quanti, li prendo. Mamma mia. Cosa l'ha ricaricato? Perché ha ricaricato? Ok, cosa... Che significa? Devo prenderli come... Proviamo? Ah, ok, fanno danno a lui, fanno danno. Perfetto, ho capito ora. Beh, non è che fosse molto chiaro, eh. No, io i Malvimini l'ho combattuto, ma non mi ricordavo proprio per niente di questa possibile... di questa cosa. Ok. È andata molto bene, devo ammettere. Dai. Dai, vabbè. Dai, ancora. Niente, eh. Proprio quando va male, eh. Mannaggia a voi. Ferma. Perfetto. Ottimo. Vai. Pressione dall'alto. Deludenza, annulla l'attacco. Giudizio divino ed è andato. Così abbiamo anche curato Emma. Beh, purificato, non curato. Mamma mia ragazzi, iniziano ad essere difficili. Iniziano ad essere davvero difficili. Vediamo un po'. Però intanto saliamo di livello. Così si curano Deadpool. Jumpin non serviva essere curato, ma Deadpool sì, forse. Non ricordo. Sono stato sconfitto? Com'è possibile? Vi avevo sottovalutato. Mai sottovalutare Andrea? Se continuiamo così arriveremo di certo all'ultimo piano. Ma non abbassiamo la guardia. Concordo. I nostri prossimi avversari saranno ancora più forti. Prepariamoci al peggio. Giusto. Posso curarmi, ti prego. Beh, loro due necessitano di cure. Più che altro è mal'antico, ma... Oh. Chi c'è ora? Non l'ho mai affrontato questo boss. Però so che c'è appunto quel Koros particolare. O Nerorko, quello chi è, qualunque yokai sia. Lui!
Cosa abbiamo qui? Degli sfidanti? Oh, che teneri! Ditemi che siete qui per lottare, per favore! Bifrancepolo! Con piacere! Che bello! Quanto entusiasmo! Davvero meraviglioso! Ehi, Andrea? Magari con questo yokai potremmo andarci piano, sembra gentile! Beh, non abbassate la guardia! Eh? Mettetecela tutta o tornate a casa! Tanto mi pizzica la guancia! Boh! Andiamo! Emma risvegliato che si mette a dormire, io parto col blaster e... diciamo così. Cecchino oscuro mi piace. No, no, per un pelo non facevo alto. Mi sarebbe servito, sai? Cioè, sempre per avere una mano in più, mica per qualcos'altro. Cavoli, ragazzi, questo quanto scivola. Non gli ho fatto praticamente nulla. Eccolo qua. Alpina grande. Grande che cura Alpina. Mescolata bruciante. Qua è. Dai, 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 dai. Oh, cavoli, oh. Pensavo... No, no, va bene, va bene. Ok. Perfetto. Aia, mo s'arrabbia. Però con cura petalo. Cioè, lo prendo o no? Non capisco se lo prendo o meno. Ok, lo prendo. Wow, tutti e tre di fila. Perché sono 5 i posti in cui lui colpisce. Se quello al centro... Se, non c'è, se ne vedo solo 4, vuol dire che prende quello al centro. Se lo prendo. Certo, sia chiaro. Ragazzi, comunque sia, io ho visto gente... che arrivava ad affrontare l'ultimo boss senza curatori. Non è che ho visto mentre ci combattevano cose, però volevo vedere che tipo di yokai usavano, no? Così magari, insomma, dico, mi do una mezza regolata anch'io. Poi alla fine non l'ho fatto perché comunque sia alcuni con yokai assurdi andavano a combattere, quindi ho detto, sai che c'è, mi faccio il team come dico io. E ragazzi, mi sa che è finito, perché comunque sia ora con giudizio divino... posto. Oddio, Emma l'antico è l'unico che ha davvero più danni di tutti quanti. Però, comunque sì, Alpina è lì, in prima fila. E può curarlo. E anche questo è andato. Poi non so se... Io ho detto che taglio, poi alla fine magari non taglio niente. Ma guarda, pare che siate i vincitori, complimenti. Mi fai arrossire. Manca così pagare l'ultimo piagno. Esatto, spero siate carichi. Perché prossimo è il piano del più potente dei quattro re. Se non lo batterete non mi sarà permesso sfidare Terrorizen. OMG, l'ultimo tizio dei quattro re, geniale! Mica tanto. Ok, chi è? Disce orco. Nero orco. Praticamente. Orco scepo, certo, la più semplice, no? Orco, siete giunti a un nuovo traguardo, quello della nona sfida. Anche se non immaginavo che i quattro re potessero essere sconfitti. Questo tipo sembra forte. Sono l'ultimo dei quattro re, Orco Scepolo. Siete pronti a battervi con me? Sì. Non possiamo perdere adesso, l'ultimo piano è proprio sopra di noi. Giusto. Non sarà così semplice. Ma perché? Perché devi sempre complicare le cose? Io volevo questo è tipo una boss rush, però non è proprio una boss rush. È una cosa un pochino... Oh mio Dio, non gli ho fatto nulla. Con la pistola yokai, io spero che ti faccia male lo splendido. Tu sei il buio. Alto per forza stavolta, alto per forza. Certo.
No, 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 no. Dai, sto, ho beccato alto, per favore. Perché? Perché devi fare schifo? Non scivolare come Michael Jackson, accidenti a te. Aiuto, aio, aio. Dai, Alpina, costo energy, Max. Che fa? Che è successo? Oddio no, Emma l'antico sta per andare via. Alpina, Alpina, dove colpisce quello? Ti prego, dimmi che non colpisce Alpina. Ok, non colpisce Alpina. Però, ok, Deadpool è carico. Dai, 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 dai. Dai! No, atterraggio, no! Ancora? Ma dai! Ma perché? Alpina! No, è malantico, no! Ma ragazzi, se mi schiatta Alpina è la fine! No, accidenti! Eh sì! Ma mi segue? Porca! Ma si è liberato mo' il posto? Ma dai, ma tutti e due mi prende! Ah, ok, è vero, c'avevo loro due che annullano l'attacco. Mi ero dimenticato. No, ragazzi, questo è difficile, ci picchia. Ma questo anche ce la faccio, mi toccherà sclerare contro il boss. Ma dai, ma perché? Non ho nessuno carico con l'energy max. Anzi no, Alpina è carica. Avevo in mente, potevo curarli, che Alpina era carica. Accidenti, non ci ho pensato. Alto? Perfetto. Per un pelo. Insomma, più o meno. Ci vorrebbe qualcuno con giudizio divino, ragazzi. Farebbe davvero comodo. Oh, cavoli! 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 Bene, bene. Dunque, Alpina è carica con l'Energy Max, quindi nella prossima sfida dovrò usarla subito. Sperando che il boss non mi faccia il culetto nero. Orco, orco, che forza! Se siete riusciti a sovrastare la mia forza, potreste essere alla sua altezza. Siamo galattici! Non ci resta altro che affrontare Terrorizen! Non ho più forze! Dai, dobbiamo aspettarci di tutto. Che intendi? Elementaro, sappiamo, a questo punto c'è sempre un mostro finale finale. Mostro what? Andrea, tu sai di che parlo, vero? Quando vinci la battaglia finale e poi bam, esce un altro mostro. Ah, sì, giusto. Terrorizen, l'ultimo proprio. Ti prego, dimmi, non posso farlo. Accidenti. Sì, cura Petalo, appunto, rianima anche gli alleati, quindi ho fatto una buona scelta a mettere lei in squadra. Ci siamo. Ci siamo. Oi, oi, oi. Eccoci qua. Siamo arrivati all'ultimo piano. Magari ci fosse un ascensore. Poco male, vediamo chi ha questo Terrorizen. C'è qualcosa che non va. Qui non c'è nessuno.
Signor Terrorizen, siamo qui per sfidarla. Sì? Sarà andato a fare compere? Magari, così non dobbiamo affrontarlo. Qualcosa mi dice che non sia questo il motivo. What? Che succede? Vi vedo. Cioè era più vi vedo. Era più giusto così. Ovviamente è il simbolo del re. Avete superato le 9 sfide. Per questo meritate i miei complimenti. Tu sei Terrorizen. E beh, che vi aspettavate? Completa il medaglium yokai. Certo, una cosa da dire al cospetto di Sua Maestà Illuminata. Però questa è l'ultima sfida. Che io vinca o che perda, vada come vada, Yokai Watch 3 finisce qui. Andiamo. Sono conosciuto come Terrorizen, yokai in cerca dell'estrema forza. Questo ha fatto scuola da piccolo, sicuramente. Junior per i non addetti ai lavori. Ma è strabiliante. L'estrema forza? Ho combattuto contro avversari valorosi per diventare più potente. Ma non ho raggiunto ancora il mio massimo. Ci sono torri più alte da scalare. Un mio momento. Vuoi solo essere più forte? Esattamente. Non mi importa di fama e gloria. Desidero solo essere il migliore. MG, che carino. Se vuoi essere il migliore devi sfidare Ric Flair, conosciuto come il migliore wrestler in vita ancora. Se siete arrivati fin qui, allora possedete la forza. Mostratemi la vostra forza. Vai. Accettiamo la sfida. Allora state pronti. No, vediamo un po', cosa possiamo colpire? Ok, le sue fiamme no. Non è debole a nulla? Aspetta però, possiamo colpire le sue Daruma? No, le sue bambole Daruma no. Vai, iniziamo con Alpiena che carica l'energia. Mamma mia. No, 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 fermi, fermi, fermi. Dai, dai. Ma è legale iniziare così? È legale? No, chiedo per un amico. Cosa? Beh, vabbè, livello 3. No, 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 aspetta. Dai, Deadpool è andato. Ma ancora, quante ce n'ho? No. Ok. No, fermati, fermati. Curami qualcuno, cura immagino. Cioè, giusto immagino devi curare. Ma così poco? Quel paese, Alpina. Scusami se te lo dico, Alpina, ma vai a quel... Ma perché ho cambiato, immagino? Perché l'ha colpito? Che diavolo, però. Così non va bene. Non è affatto giusto. Non è neanche alto stavolta. Non so ragazzi, davvero no. Ma anche lui sta facendo l'attacco? No, no.
Oh, di poco, eh? Non ha neanche curato più di tanto alla fine. Dai. Dimmi che non attacca lui. Perfetto. Cioè, perfetto. Insomma. Fino a un certo punto, perfetto. Penso allo spirito di tutti gli alleati. So che lui a un certo punto fa un attacco molto forte. Però non so quando. A quel punto potrei caricare l'Energimax di Alpina e riportare in vita... Coso? È malantico. Boh. Tocca aspettare. Ti blocca anche un posto, giustamente. Ok, questo è così. Perfetto, vai, vai. Ok, niente. Ok, quello è l'attacco appunto che ha fatto lui che... Cosa... Cos'è successo? Non ho capito. Cioè, cosa ha fatto quell'attacco? Facciamo veramente nulla, eh. Vabbè. Zitta, che tremi, non tremi nulla. Calma, che è successo qua? Tremava il microfono. Ok. Ok.
Insomma. Lo so, ho fatto una cavolata a passare lì sopra. Però, eccola là, e moglie meno male. Ah, per meno male si è curato. Ti vedo, ok. Ma non mi fare tutto questo male. Per favore. Se si fermasse su alto faremmo un bel po' di danni. Ma non ci si ferma, ovvio. Poteva fermarci, sì. Dice, dopo quelle due volte da orco scepolo, dice un po' troppo tu chiedi, no? Certo. Ma non te l'ho chiesto due volte su orco scepolo, te l'ho chiesta una. Quindi l'altra potevi usarla qui. Ti pare? Ti pare? Ferma. No. Cioè ogni turno si fa male lì lei? No. No ragazzi, no. No, vai qui, oh! Ma non ci va! Non c'è andato! No, vabbè, non fa niente. Ma è tutto rosso. Ma era tutto rosso. Boh. Dai che va. No, cavoli ragazzi, sto messo male. Dovrei farcela, se ho voglia. Vai con la pistola ora. Se stesse fermo sarebbe meglio. Non so se sta fermo. Finora ragazzi non mi è mai stato fermo. Mai una volta. Grande. Facciamo un bel po' di danni, facciamo così. Molti danni facciamo. Ah, per una. Se non l'avessi mancato prima. Ok. Dai. Senti, io penso che oramai ci siamo, Posso cantare vittoria ora. Perfetto, proprio. No, andiamo con l'energy. Ma non è carico ancora? Ah, ci pensavo invece che fosse carico. Ci speravo. No.
No. Sì. Dai! Dai che ci siamo! Eccolo! 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 Dai! Dai, cacchio, andiamo! Dai! Wow! Oh, che bello! Che bello, che bello, che bello! Terzo tentativo! E sapete qual è la cosa più bella? Questa qui di Terrorizen non è neanche la forma più forte. Ci sarebbe un'altra sfida da fare contro di lui, ma non la faccio perché già questa mi ha stremato. Sono resistito abbastanza, mi è andato KO solo Emma l'antico, l'ho giocata bene questa terza prova. Quindi, beh, tre tentativi contro i 200 di cattiva, insomma, direi che è molto molto più facile sotto questo punto di vista. Però ho letto che molti hanno trovato più facile Terrorizen che non cattiva. E in effetti, se ci pensiamo, Terrorizen è leggermente più fattibile di cattiva. Ad ogni modo, ho raggiunto l'Illumina Zen. Non mi ricordo neanche che voce gli ho dato una settimana fa. Ho registrato le altre prove, oggi proprio niente. Quindi non mi ricordo. Voi e i vostri amici yokai possedete la forza! Questo ha fatto scuola da Olivieri. L'estrema forza! Grazie! Ma non c'è limite alla forza! Puntate sempre ai piani più alti della torre. Se mai vorrete misurarvi di nuovo con me, tornate quando volete. Possiamo tornare anche se la torre è ridotta in queste condizioni? Boh. Se vorrete diventare più forti, tornate pure. Con questo si concludono le sfide. Ed io sono molto contento. What? Che succede? Abbiamo superato la sfida di questo piano, quindi... Oh cielo, intendi dire che non è possibile? Zampi in spalla, scappiamo! E dove andiamo? Beh, ci sarebbero le scale lì, no? Insieme andremo più in alto di qualsiasi torre! Da davanti! Beh, certo. L'ultimo pezzo. Hey. E adesso cosa facciamo? La torre sarà spazzata via per intero. È inutile correre dietro una torre spazzata via. Ma i ragazzini non sono usciti. Quindi dobbiamo correre dietro a quella torre, Blatter. Letteralmente. Oh, Sally. Correre dietro una torre? È una perdita di tempo. Ehi, Sally, aspettami! Sally non aspetta nessuno. Io incrocio le dita per un oggetto che si trova qui. Non c'è tanta probabilità di trovarlo al primo tentativo, però io intanto incrocio le dita. Ah, ma che... Dove siamo? Siete arrivati! Siete riusciti a sconfiggere persino il grande Terrorizen. Ma che ci fate tutti qui? Non eravate stati mandati in orbita? Un momento... Siamo stati spazzati via anche noi. Un volo coi fiocchi. Era tanto che non mi divertivo così. Sembri molto più gioviale dell'ultima volta in cui ci siamo visti. Dovevamo onorare la sfida. E ora che le sfide sono terminate non dobbiamo più essere così seri. Era tutta una messa in scena? Non so più che pensare. Non fa niente, ci siamo divertiti. Già che siamo qui, perché non facciamo due chiacchiere con loro? Va bene. Io incrocissimo le dita, anche quelle dei piedi. Si può trovare il chip invasore o il chip imperatore. Non ho idea di come si chiami il chip per Usapion qui in italiano. Però si trova facilmente in Blaster Stee con Laura. Lo trovate molto facilmente, ci mettete molto meno tempo. Però non ho idea di come si chiama in italiano e si può trovare anche qui. Se avete fortuna. Appena finita questa pausa dobbiamo ricostruire la torre. Non c'è problema, fa tutto parte dell'allenamento. Sapete, vorrei proprio essere a un piano più alto. Scordatelo, non sarei mai all'altezza dei quattro re. Chip, chip, chip. Le regole parlano chiaro, i piani si assegnano in base alla forza. Allora dovrei stare in cima a tutti.
Ti conviene smetterla di distrarti con il flauto se non vuoi finire i piani bassi. Avrete pure vinto questa volta, ma la prossima non sarà così facile. Ci siamo allenati ancora di più, non ci batterai. Ci vedremo di nuovo, alla torre dell'Illumina Zen. Puoi contarci, che non ci torno, puoi contarci. Ok, dobbiamo tornare ad allenarci, la prossima volta sarà ancora più forte. Quindi qui parlano solo... Ah, quindi penso che ci sia lo stesso dialogo. Perfetto, parlano solo i quattro re. Terrorizzano ogni tanto ride e poi torna subito serio, secondo me ha qualche problema mentale. Ma noi glielo diciamo, sennò ci fa molto male. Vuoi teletrasportarti a casa addirittura? A casa proprio? Spero che... Oh sì, a casa proprio. Un attimo solo che controllo la telecamera, che sennò... E niente, finisce Yo-Kai Watch 3. Come ho detto, questo sarebbe stato l'ultimo episodio. E... bene. Allora è finita anche questa serie. Io sono molto contento di averla portata sul canale e sono contento che abbia avuto un riscontro molto positivo, cosa che un canale piccolo come il mio difficilmente trova, anche in una serie che comunque sia è il topic hot, è l'argomento hot, l'argomento caldo del momento. È l'argomento del momento, quindi sono davvero molto contento, sono soddisfatto di aver portato questa serie e sono soddisfatto dei risultati che ho ottenuto. E tutto ovviamente grazie a voi. Bene. Allora, io direi che per il momento Yo-Kai Watch non ho altro da portare, anche se in realtà una piccola cosa la vorrei fare. Farò forse, e dico solo forse, un video finale extra, se riesco a farlo, perché non ne sono sicuro, devo chiedere l'aiuto di un paio di persone. Vi farò vedere come giocare con i boss del videogioco, boss che non possono essere reclutati. Se tutto va bene porto quel video, quindi insomma, tanta roba, tanta roba. Io come sempre vi ringrazio, Kuj. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.